Ciao a tutti e a tutte! Come state? Non ci vediamo da un po'. E sono molto contenta che vi sia piaciuta l'intervista che ho caricato nei giorni precedenti. Anche per me è stata un'esperienza molto interessante e divertente. E credo che ce ne debbano essere tante di esperienze di questo genere, perché sono esperienze che formano e fanno crescere e rendere la società migliore e non farla sentire comunque sempre schiava dei soliti pregiudizi che si hanno sulla disabilità. Oggi sono qua perché volevo parlarvi di un argomento di cui ho ripetutamente parlato qui sul canale, ovvero la musica, però volevo parlarvene in un modo un po' diverso. Non è perché non si tratta di musica in generale, o quindi di generi che amo io ascoltare, ma si tratta in modo più specifico di una scrittura della mia canzone, ma non sapete cosa c'è dietro, non sapete le emozioni che mi hanno portato a scriverla e non sapete come mai ho scelto questo metodo, diciamo, per esprimermi, che è per me un metodo completamente nuovo. Perché, come sapete, io ho sempre preferito cioè ho sempre utilizzato solitamente la scrittura come modo principale per esprimermi. E invece quest'estate mi è venuta voglia di scegliere la musica perché volevo cimentarmi in qualcosa di nuovo, volevo esplorare volevo esplorare questo nuovo mondo e volevo nutrire in un certo senso la passione per la musica e per il canto. Mi capita anche di cantarla, anche se, come vi ho detto, non sarò io in prima persona a cantarla. Volevo prendere parte a questo mondo perché è un'esperienza nuova, è qualcosa che non avevo mai sperimentato prima e con cui devo dire che mi sono trovata molto bene e con cui a tratti posso dire che mi sono sentita più libera di quanto mi possa sentire libera scrivendo. Io mi sono ritrovata a scrivere una storia d'amore, diciamo, con delle parole totalmente diverse da quelle che magari uso per scrivere un semplice pensiero, perché le cercavo di immaginare già in base alla musicalità. Ed è una storia d'amore che, pur avendo dei tratti che ricorrono a mie esperienze, ho avuto il piacere di poterla ricostruire in base a una struttura che piaceva a me e a poterla raccontare a modo mio in una storia, cioè per forza una trama a cui attenersi. La musica può variare da una persona all'altra, considerate le emozioni che può suscitare. Mi sono potuta sentire libera, ad esempio, di cogliere la possibilità di poter parlare al maschile. Non ho parlato al femminile semplicemente perché non avevo mai pensato di
attribuire le caratteristiche di qualcosa scritto da me ad un personaggio maschile. E mi sono trovata bene dopo aver fatto questa scelta, perché l'interpretazione più libera, senza dare troppe spiegazioni. L'ho scritta un pomeriggio d'estate in cui non ero propriamente felice. Adesso, quando leggo il testo, capisco che da quello struggimento da cui poi ho tratto ispirazione, con gli spunti di riflessioni della mia vita e altri spunti che sono semplicemente frutto di immaginazione o magari di un sentimento neanche troppo razionale che provavo in quel momento, è nato qualcosa in cui qualcuno potrà identificarsi, cosa che per la mia felicità è già avvenuta, alcune persone mi hanno detto che proprio si identificavano. Il bello della musica è davvero questo, che non si ha bisogno di troppi filtri e non si devono dare troppe spiegazioni, come invece a volte capita, o almeno è capitato a me per quanto riguarda magari la trama di un libro piuttosto che il finale. Invece la musica ho trovato la definizione davvero della parola libertà all'interno della musica e questo mi ha fatto piacere. Vi farò sentire anche a voi. La presenterò il 13 di aprile al teatro qui di Fiorenzuola. Insieme ad una mia amica che, come vi dicevo, si è gentilmente offerta per cantare insieme a me. Ne sono felicissima perché vuol dire che questo progetto sta prendendo forma e da questo fatto ho imparato che anche se magari una cosa vi sembra un pensiero insignificante, suscitare delle belle sensazioni in varie persone. E quindi niente, sono molto felice di questo. E a proposito di questo, vorrei che mi faceste delle domande su la prima volta che ho vissuto un'esperienza nuova, come ad esempio un viaggio, una vacanza, la lettura di un libro nuovo, le prime volte che ho tentato di fare un'esperienza nuova e io ve lo racconterò, quindi lascio a voi libero spazio per farmi tutte le domande che volete qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!